Benvenuti, questo è Roma, questo è lo Stadio Olimpico, è tutto pronto, un saluto da parte di Piero Gibardo. È tutto pronto per le emozioni del match tra Lazio e Sassuolo. Che ne pensi della squadra di casa, Stefano? Questa squadra sta tenendo fede alle previsioni della vigilia che la davano tra le candidate a un posto in Euroleague per la prossima stagione. Il difficile però viene ora, dato che saranno chiamati a difendere questa posizione dagli assalti delle altre pretendenti. Occhi puntati su questo giocatore, potrebbe rivelarsi davvero decisivo. Ne ha fatti 4 negli ultimi 3 incontri, dimostrando di attraversare un periodo di forma eccezionale, e vedremo se oggi aggiungerà una nuova vittima al suo già lungo elenco. Questi sono i giocatori che cominceranno la sfida per la Lazio. Scelgono di giocarsela a viso aperto, mandano in campo 3 giocatori d'attacco, di cui 2 in posizione defilata e ovviamente una prima punta. 4-3-3, classico, utilizzato anche in Italia da parecchie squadre, e sinonimo spesso di un calcio rapido, ben organizzato. Ecco gli 11 di partenza del Sassuolo. Un 4-3-3 classico, il modulo scelto quest'oggi dal tecnico, lo stesso fra l'altro del suo avversario. Entrambi i tridenti sono formati da 2 ali, a supporto dell'unica vera punta. I difensori dovranno prestare particolare attenzione ai tagli verso l'interno. Oltre ad ospitare abitualmente le gare interne di Roma e Lazio, l'Olimpico è stato teatro anche di gare casalinghe dell'Italia nel 6 nazioni di rugby e ogni anno ospita il Golden Gala di Atletica Leggera. D'estate poi spazio ai grandi concerti che attirano spesso e volentieri folle oceaniche. Gara che verrà diretta da Filippo Giacoletti. Comincia il match con la Lazio che manovra il primo pallone. Giocatori che mi sembrano già in clima partita, concentrati al punto giusto come noi, vero Pier? Parolo. Occhio, cerca l'area di rigore. Parte il tiro. Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Palla in out, corner per la Lazio. Immobile, c'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Palla vagante adesso, Maragna, metri, Parolo. Lazio che viene da una stagione sicuramente deludente, soprattutto considerata quella precedente con Pioli che aveva ottenuto il 3° posto. In questa stagione è andato tutto male dall'eliminazione con il Leverkusen. Felipe Anderson, palla ribattuta ma non è finita. Tornando alla Lazio, non si può non parlare del derby. C'è stato quello vinto in Coppa Italia con il gol di Lulic e invece la delusione di quello perso alla penultima giornata nell'ultimo campionato col gol di testa di Yang Ambiwa. La Lazio ha poi conquistato la qualificazione al 3° posto vincendo proprio nell'ultima giornata di campionato a Napoli. Duncan premia la corsa sulla fascia e possono ripartire. Basta. Felipe Anderson. Parolo. Palla vagante. Palla che esce, sarà fallo laterale. De Frel. Occhio al suo movimento. Apre il gioco. E il pallone se ne va via.
Immobile, punta l'area, c'è il traversone, Parolo, attaccante che qui ha sprecato una buonissima chance in contropiede, concludendo abbondantemente fuori. Non era facile mantenere la lucidità dopo aver corso tutti quei metri palla al piede. Che fisico! Acerbi. C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. De Frel. Palla schizza via dopo il contrasto. Radu, palla girata sulla fascia. Recuperano palla. Fanno girare bene. Cerca la porta. Vediamo tutta la sua disperazione qui. Mamma mia, che occasione questa, Pier. Acerbi. Duncan. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Si avvicina all'area, occhio alla ripartenza. Immobile! È un gol importante, adesso hanno da gestire la situazione. Sembrava una partita equilibrata sulla carta, con due squadre che si equivalgono, ma insomma, se guardiamo le conclusioni in porta non si direbbe. Hanno concretizzato la loro superiorità al tiro con questo bel gol. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Duncan. Peluso. Lo ferma ma non controlla. Guadagna metri verso l'area. Felipe Anderson. Con i pugni allontana. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Berardi. C'è spazio per andare. Lulic. Felipe Anderson. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Prova Felipe Anderson! E sarà calcio di rigore. Chance dagli 11 metri per loro e l'arbitro tira fuori anche il giallo per il difensore. Giallo. Decisione che non fa una piega, Pier. Ha visto bene il direttore di gara. Niente da fare per il portiere. Rivediamo il tiro che ha portato al gol, palla che ha picchiato contro il palo prima di entrare. Un colpo da biliardo da parte dell'attaccante, preciso, bravo e fortunato in questa circostanza. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Duncan.
squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Occhio, cerca l'area di rigore. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Radu. Felipe Anderson. Palla vagante. Palla che termina in out. Dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Cambio dunque. È un modo per dare un messaggio anche psicologico ai giocatori a caccia del pareggio. Guadagna metri. Ottimo pressing, recupera il pallone. Biglia. Immobile. Apre sulla fascia. Il cross di Felipe Anderson. La difesa ha chiuso bene sul traversone. Calcio d'angolo per la Lazio. L'allenatore sceglie dunque questa soluzione, vuole provare a cambiare la storia di questa partita. Prova ad andare, c'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Parolo. Buon possesso palla, caccia di spazi. Immobile, grande parata questa. Pallone che finisce in angolo. Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. Parolo, portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Acerbi. Guadagnano la rimessa laterale. Sostituzione fondamentale per provare a cambiare i binari di questa gara. Berardi. Punta l'area e il pallone se ne va via. L'arbitro, il giocatore della Lazio è intervenuto in maniera irregolare e sarà dunque calcio di punizione. Barriera prova a guadagnare qualche metro. Matri! E il portiere ci arriva sul colpo di testa. Ci sono ancora 8 minuti da giocare. Parolo.
Occhio al suo movimento. Possono costruire qualcosa di buono da questa rimessa laterale. Può scambiare con il compagno. Biglia. Splendida parata in tuffo. Guadagna metri verso l'area. Palla che filtra benissimo. Basta. Con i pugni allontana. Fuori gioco, fuori gioco. Stava andandosene verso la porta avversaria. Non ho avuto dubbi l'assistente. Ma era al di là. Poco, ma era fuori gioco. Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero. Duncan. Lulic. A metri a disposizione. Parolo. Vediamo tutta. Non c'è più tempo, dice l'arbitro. La Lazio vince dunque questa gara. È una vittoria convincente per loro, fra l'altro ottenuta senza subire gol. E questa è una grande soddisfazione. La difesa è sicuramente uno dei loro punti di forza. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. Si è dimostrato in gran forma, mettendo a segno una doppietta che ha significato la vittoria per la sua squadra. Può essere soddisfatto sia per la prestazione sia per il risultato. Splendida parata in tuffo.